Continua la discesa dei casi settimanali di Covid in Italia, anche se rilevano le autorità sanitarie. Tra le persone positive sono in aumento i casi di variante Delta e Kappa, in quelle che stanno mettendo in allarme la Gran Bretagna e il resto d'Europa, è quanto emerge dal consueto monitoraggio settimanale del Ministro della Salute. Sempre secondo il rapporto, la maggior parte dei casi individuati è da attribuire a focolai circoscritti, visto che l'aumento dei casi anche in paesi con alta copertura vaccinale, i tecnici nel documento chiedono un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi. Dal monitoraggio emerge una diminuzione dell'indice di contagio RT, che passa a 0,63, scende l'incidenza dei casi di Covid a 9 casi ogni 100.000 abitanti. Ad ogni modo, per il momento nessun allarme, visto che tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso. Nessuna supera la soglia critica di occupazione posti letto in terapia intensiva. Il tasso di occupazione è del 3%, la soglia critica è del 30%, anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende e si attesta al 3%.